stata una scelta questo percorso? Sì, scelta mia. Cosa ti aspetti dal futuro? Trovare un lavoro. Come Manuel, 16 anni, terzo anno di grafica pubblicitaria, molti ragazzi scelgono di iniziare una scuola professionale. Per altri un ripiego all'insuccesso in un percorso tradizionale. A Milano e provincia il 20% degli studenti vengono bocciati nel primo biennio delle scuole superiori. Noi crediamo che non tutti i ragazzi siano fatti solo per il banco e il libro. In Lombardia c'è una realtà che da sempre ha un occhio di riguardo per la formazione. Sono i Salesiani che a Milano hanno fondato nel 1897 l'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio di Via Copernico e hanno dal 1934 la scuola professionale Don Bosco. Dalla sartoria, legatoria e falegnameria delle origini alla grafica, meccanica ed elettromeccanica di oggi. 200 ragazzi seguiti, da 25 persone tra docenti e non docenti. Questo percorso dell'istruzione e formazione professionale noi crediamo che sia un percorso che ha una sua elevata dignità, non è un percorso di serie B, proprio perché si rivolge a questi ragazzi che hanno questa particolare predisposizione, perché offre un percorso di crescita integrale e perché permette anche un inserimento rapido e certo, concreto nel mondo del lavoro. Un percorso formativo che privilegia proprio l'apprendimento esperienziale, cioè imparare facendo. Personaggio preferito dei fumetti? È un fumetto italiano, si chiama Ratman. Vorresti entrare quindi nella squadra dei disegnatori di Ratman? Anche, sarebbe bello. Certo, è un'opportunità contro la dispersione scolastica straordinaria e sbaglierebbe chi volesse costringere tutti i ragazzi unicamente su un banco di scuola. La possibilità dell'attività pratica è un'occasione formativa attraverso il lavoro assolutamente straordinaria. Questo tipo di percorso scolastico quindi ha tutte le carte in regola per essere considerato nel ventaglio delle proposte formative e per rispondere concretamente alla classica domanda: cosa farò da grande?